Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, sempre contro la vostra forte gigante. Oggi scusate se ho sta voce, è che sto registrando con la febbre e sappiatelo che non è per niente facile registrare con la febbre, però questo ragazzi, voglio sfruttare questa possibilità. Scusate ragazzi, si parla anche un po' male perché, cioè è normale perché ho la febbre appunto. Perché non ho solo la febbre, ma ho mal di testa e un po' di roba, insomma. Ma comunque dicevo, volevo approfittarne per vedere se era possibile vincere una partita con la febbre. Io non lo so se è possibile, perché su Mr. Meteor ci vuole concentrazione, no? Niente, non l'hanno ancora tolta la modalità di Halloween. No, la fanno restare fino a Natale, giustamente. Comunque ragazzi, essendo che ho anche pure mal di testa, in questo video non ci saranno sigle come faccio di solito. Cioè nel senso non ci saranno sigle tipo quando metto quella cosa tipo per lui nulla di impossibile. Cioè, ecco, sappiatelo che questi cosi, queste sigle in questo video purtroppo non ci saranno. Ma raga, perché ho mal di testa? Solamente per questo, se no le avrei messe. Assolutamente. Quindi non dico che questo video sarà silenzioso, cercherò di parlare il più possibile, ma raga, dubito che parli molto in questo video, boh, poi non lo so. Comunque, concentriamoci, vediamo dove va Mr. Meat. Allora, mi sa che sta scendendo. Ragazzi, scusate anche se ho il tono di voce bassa, ma anche la voce, mi sento osservato. Anche la voce, ragazzi, un po' è andata. Dai, Mr. Meat, non mi rompere. Perché in questo momento sto registrando pure di prima mattina. Cioè, potrei starmene sul divano con la borsa dell'acqua calda. Perché ho pure mal di pancia, come se non bastasse. E invece no, registriamo che è meglio. No, però alla fine registrare mi sveglia, mettiamola così. Non sto scherzando. Perché registrare video, fidatevi che vi sveglia, raga. Fidatevi che vi sveglia perché devi anche stare attento alle parole che dici, no? Però, raga, sì, non dovrei registrare con la febbre, però. La challenge è quella. Tentare se è possibile scappare con la febbre. Cioè, ma ti devo ritrovare proprio in faccia ogni volta, dico io. Cioè, non si può. E che cazzo? Ah, dai, ragazzi, scusate, ho un sacco di mal di testa, scusate, mal di testa, fe la febbre e tutto il resto. Dai, maledetto di un maiale che non sei altro. No, 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 no. Raga, sono pure rincoglionito, quindi ovviamente perché ho la febbre, per questo sono rincoglionito. Raga, vi sembra facile giocare con la febbre, ma ve lo giuro che non è per niente facile, anzi, tutt'altro. Non è per niente facile. Poi sono indeciso se scappare con la pula o meno. No, raga, io nel dubbio scappo normalmente. Perché scappare con la pula con la febbre credo che sia un casino. Però non so dove sia. Oh Gesù, raga. Ci mancava solo questo, guarda. Oh ragazzi, ve lo giuro. Oggi, raga. Non è per niente facile parlare con la febbre perché, cioè, non so perché. Cioè, adesso non è che sia un medico, però è anche un po' difficile concentrarsi, raga. C'ho un mal di testa fortissimo. Oddio, non avevo mai notato che era decorato pure per di qua. Vabbè, come lo ritrovo in faccia, scommettete? Ecco, l'ho detto. Raga, mannaggia, l'ho detto.
Ragazzi, si vola. Sì, ok. Ok, al momento ho chiuso Mr. Mito fuori, anche se poi potrebbe rientrare dal retro. Ma questi sono dettagli. Raga, questo esperimento. Raga, mi piace questo esperimento, dovete metterlo perché cioè, giocare con la febbre ad un gioco che ti devi concentrare al massimo. Ve lo posso assicurare, non è per niente facile. Magari in questo momento voi state bene, non avete la febbre, non avete, non avete la varicella e tutto quanto. E voi direte, ah, ma è facilissimo. Ve lo posso assicurare che è tutta una cavolata, che è facilissimo. Poi non so dove sia finito, ma non è neanche rientrato in casa, Mr. Meat. Quindi presumibilmente è fuori. Cioè, forse io non l'ho visto. Però vabbè. Raga, per favore, lasciate un mi piace se giocano Mr. Meat con la febbre. Perché è un esperimento che uno youtuber ha solamente fatto, vero io? No, non lo so adesso, però. Oddio, raga. Vabbè, dai. Andiamo a pinzettare ovunque. Porca miseria, raga, mi è partito. Mi è partito il mal di pancia, maledizione. Maledizione, raga. Adesso mi è partito il mal di pancia, quindi moriremo tutti. Moriremo tutti perché è il personaggio, non io, però. Lasciamo perdere. Oddio, raga, vai. Perfetto. Ok. Aspettiamo che arrivi qua. Aspetta, vediamo se. Oh no, adesso se le prendi qua. Sì, ce la fa. Porca miseria, vai. No, dai, raga. Si può? Cioè, veramente. Ma. Oh, perché mi lagga? Ok, ma si può. Dai, raga, per favore, non farmi arrabbiare, caro. Perché non è su? Raga, io mi sto pentendo di fare questo esperimento. Adesso me ne vorrei andare a dormire. Sì, è mattina, però con la febbre cos'è che vuoi dormire, no? Ecco. Insomma, non si può. Muoviti! Gesù. Raga, ovviamente sto giocando così solo perché ho la febbre. Sennò ovviamente non avrei mai giocato così. Avrei giocato. Oddio, l'ho spinto verso Narnia. Vabbè. Dai, non romperte. No, dai, per favore, lasciami in pace. Ma cosa vuoi? Ecco. Proprio mentre ho la febbre devono capitare queste cose. Ok, pare che li abbia seminati. Dai, raga. Ma si può. Raga, ma si può, dai, non è possibile. Poi io mi arrabbio. Ma non lo fa aprire. E niente, pare che non c'era niente. Oh. Mannaggia te, Mr. Mite, che non sei altro, raga. Mamma mia. No, voi non potete capire quanto sto soffrendo. Niente, me la devo rischiare, la chiave è di là. Quindi presumibilmente me devo rischiare. Vai. No, raga, sta arrivando. È arrivato Rambo, raga. È arrivato Rambo. Non va bene se arriva Rambo, però. Forest, scusami. No, Forest. Raga,
Volete la mia risposta? È impossibile giocare. Cioè, dovreste essere proprio pro per giocare a febbre, con la febbre su Mr. Meat. Allora, ragazzi, confermo, non è possibile giocare con la febbre, perché devi stare troppo concentrato. Mi dispiace, però non è possibile giocare con la febbre. Quindi lo sconsiglio. Vabbè, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, iscriviti al canale col tasto rosso, iscriviti. E lasciate un mi piace che io guarisca da sta febbre. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!